oggi riconcilia con la neve, riconcilia con lo sci. Grazie. A confronto di tutte le altre volte che ti cascano le braccia, però, ma non è colpa dell'amianto, è colpa del tempo. La giornata è bellissima e il panorama è meraviglioso. Su una serie di condizioni meteorologiche che hanno comportato proprio questo effetto di una scultura di neve, che non ho tanta memoria di ricordarmi una cosa bella. Addirittura sono belle anche le antenne dei ponti radio, che normalmente sono una cosa che la miata noi un po' ci pesa. E oggi con la neve ha fatto belle pure quelle. Il Monte Amiata è un massiccio montuoso posto tra la Maremma, la Val d'Orcia e la Val di Chiana. Il territorio amiatino è compreso in parte nella provincia di Grosseto e in parte in quella di Siena. Il massiccio montuoso del Monte Amiata si trova nella Toscana meridionale, dove svetta sulle vallate circostanti. È un antico vulcano ormai spento che, oltre all'omonima vetta di 1738 metri sul livello del mare, include anche una serie di cime in continuità l'una con l'altra. Il Monte Amiata in veste invernale mette a disposizione agli appassionati dello sci una palestra naturale incastonata nella faggeta più estesa d'Europa. La stazione invernale del Monte Amiata offre 10 km di piste da sci alpino con 8 impianti di risalita e 10,5 km di piste da sci di fondo, di cui 5,5 costantemente battute. Già prima della guerra c'erano sul Monte Amiata degli appassionati di sci che visitavano la montagna quando nevicava. Nel 1947, riciclando il motore di una motocicletta, questi pionieri della neve costruirono uno ski lift rudimentale. Nel 1957-58 da una vecchia slitta fu creato lo slittone, che partiva dal secondo rifugio e arrivava quasi in vetta. È dello stesso anno il primo impianto sulla cima della montagna. Nel 1961-62 fu costruita la prima seggiovia monoposto, seggiovia Cantore, che andava dal secondo rifugio alla vetta. Nel 1968 si inaugurò la seggiovia biposto delle Macinaie. Sono gli anni del boom della miata. I maestri di Sestola vengono qui a insegnare. La stagione garantita andava da Natale a Pasqua, con picchi di 6-7.000 presenze domenicali. Per tutti gli anni 70 la Miata fu la montagna di Roma e di tutta la Bassa Toscana, con un serbatoio di utenza enorme. Il flusso turistico e la garanzia della neve permettevano la continuità della stagione. Tanto che per 3 anni consecutivi, dal 1984 al 1986, si disputò qui la Coppa Europa femminile di sci. Miata si è messo il vestito buono della festa, direi che non è occasione migliore di presentarsi a questo straordinario pubblico, sia di sportivi che di amatori, che di gitanti. È una giornata di festa in cui vediamo molti atleti giovanissimi, molte speranze dello sci toscano e insieme anche una festa delle famiglie, slitte, bambini, adulti. Una bellissima giornata che speriamo porti bene per le nostre aspettative su questo che è una parte fondamentale del nostro turismo. Credo che la Miata non abbia niente da invidiare a nessun altro zona sciistica, siamo sicuramente in una zona privilegiata, centro Italia, è l'unica montagna che esiste in questa zona. Noi cercheremo sicuramente di migliorare i servizi per quanto c'è possibile, la gente comunque è sempre presente, oggi abbiamo moltissime persone, famiglie che si vanno a divertire. Io vorrei ringraziare tutti quelli che si prestano per poterci dare queste meravigliose piste, credo che la montagna sia al top. We'll be right back.
Oggi il meteo è un po' cambiato. Comunque, se abbiamo basse temperature, i versanti della montagna dispongono di un buon innevamento programmato. Poi, come in queste giornate, se arrivano grandi nevicate, lo spettacolo è garantito. La montagna Amiatina è perfetta per le famiglie, per l'approccio a questo sport. Tutti i campi scuola sono ben accessibili e ben raggiungibili con le proprie autovetture, quindi questa è una delle peculiarità più importanti della montagna, situata nel centro Italia e ben raggiungibile dalle più grandi città come Roma, Firenze, piuttosto che da Arezzo, Grosseto, Siena, tutta l'Umbria e non solo. Insomma, una montagna che mette a disposizione degli appassionati questo bellissimo scenario che vediamo anche alle nostre spalle. E oltre allo sci alpino abbiamo anche tracciati di sci nordico, 5 km di tracciati ad anello in località marsiliana e, quando la neve è più a basso, tutti gli stradoni forestali che vengono battuti proprio per permettere agli appassionati di poter sciare con gli sci di fondo. Insomma, una palestra veramente nel centro Italia. E poi, cosa dire, le escursioni con le ciaspole, con questo bosco e con questo scenario, sono cose da non perdere anche in notturna. La Miata, come sempre, ci regala queste, ogni tot tempo ci regala queste belle giornate. Come potete vedere, noi qui siamo organizzati per fare le scuole ai bambini e il nostro parco scuola è veramente attrezzato per farli divertire in sicurezza e in tutta tranquillità. Credo che sia un'occasione più che valida per venire alla Miata e per portare le famiglie e i bambini qui da noi. Come abbiamo sentito, il Monte Amiata è perfetto per muovere i primi passi con gli sci. Sia nel versante senese che in quello grossetano esistono ottimi campi scuola. Le piste accontentano ogni categoria di sciatori e anche gli appassionati dello snowboard e del freeski qui possono trovare aree a loro dedicate.